Wed, Sabrina Dio risponde a chi l'accusa di essere rifatta, faccio solo le punturine alle labbra. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa lunedì 25 settembre, Sabrina Dio ha voluto replicare ad alcune osservazioni che sono state fatte sul suo conto dopo la messa in onda della prima puntata del programma di Maria De Filippi. In particolare ha fatto riferimento a quanti hanno rimarcato il presunto cambiamento dei tratti del suo viso rispetto a quando partecipò ad Amici nel 2003. Sabrina Dio ha il peso delle critiche. Una volta cominciata la puntata, Sabrina Dio ha detto di volersi togliere un sassolino dalla scarpa. Ha spiegato che, come prevede il programma, non US ha più i social e questa è stata una grande liberazione per lei. Le sue amiche, però, le hanno fatto leggere degli articoli che sottolineavano l'aspetto presumibilmente cambiato negli anni. Prima mi hanno detto che avrei dovuto partecipare al Trono Over e in effetti, mi vedrei bene accanto a Gemma, anche per la gioia di Tina. Poi hanno preso delle foto di quando avevo 18 anni e hanno detto che sono cambiata. Quando leggo queste cose ci sto male. Preciso che gli zigomi sono miei. Vicino agli occhi si vedono le rughe d'espressione, quindi non ho messo niente. Faccio solo le punturine alle labbra. A 18 anni ero più piccola, mangiavo di più e il viso sembrava più tondo. Maria De Filippi consola la tronista. Maria De Filippi, che ben conosce le dinamiche a cui la visibilità espone, ha invitato la tronista a non dare peso a quanto viene detto sul suo conto. Le ha consigliato di lasciarsi scivolare tutto addosso e di vivere serenamente il suo percorso sul trono di Uomini e Donne. Sabrina Dio, da Amici a Uomini e Donne. Sabrina Dio ha già alcune esperienze televisive alle spalle. Nel 2003, ancora diciottenne, ha partecipato al programma Amici dove si è presentata nella categoria ballo. Tra il 2006 e il 2007 ha partecipato al programma condotto da Barbara D'Urso Reality Circus, classificandosi prima. Nel 2008 ha sposato Federico Manzolli e nel 2013 è nata la piccola Penelope. Così, la Dio ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Nel 2014 il matrimonio è finito. Due anni più tardi, Sabrina spera di trovare l'altra metà della mela, nel programma di Maria De Filippi.